Ci troviamo ovviamente, come potete vedere dalle immagini, al cantiere, a quello che è stato ribattezzato il tappo di Viale Regionale Siciliana all'altezza di Via Principe di Paternò. Come ben sapete, il cantiere è stato interessato in passato da un altro lotto di lavori, quello diciamo sul canale di Mortillaro. Adesso c'è diciamo il cantiere su quello che è l'intersezione con il passo di Ricano. Questa è l'immagine che ormai sarete abituati a vedere da oltre un anno, del tratto di Viale Regione Siciliana sbarrato da quei New Jersey lì in fondo, con il raccordo interno vuoto e tutto il traffico spostato sulla bretella laterale. La data di fine lavori diciamo prevista, preventivata, è quella diciamo del solstizio d'estate, del 21 di giugno. 4 mesi dovrebbero durare gli interventi che sono iniziati il 22 febbraio con le analisi preliminari, con quelli che sono stati i carotaggi che vi abbiamo documentato sulla sede stradale del raccordo. Al momento gli operai stanno estendendo la rete laterale, stanno lavorando esternamente su questa rete laterale che delimita il cantiere, diciamo, per allungarlo, riallungarlo ulteriormente dopo diciamo la chiusura del precedente cantiere. Insomma, sviluppi a breve anche su quello che è diciamo il cantiere del canale Mortillaro. Si attendono anche sul non cantiere del Ponte Corleone, in realtà, perché per vedere un cantiere, quantomeno per vedere l'inizio degli interventi, bisognerà attendere più o meno l'inizio dell'estate.